Bene, Pino Turi, segretario generale UIL Scuola. Turi, siamo a Piazza Vidoni e avete appena concluso una manifestazione che ha voluto in qualche modo rappresentare il pensiero del sindacato nella scuola. Cosa avete detto in 2 minuti? Cosa vuole il sindacato rispetto al decreto legge 36? Allora, noi abbiamo ribadito quello che abbiamo già rivendicato in occasione dello sciopero del 30. Lo sciopero del 30 era contro questo decreto, che per noi è un attacco alla scuola pubblica di questo paese, al modello di scuola, che è l'elemento principale perché ci interessa. Tutti gli elementi che possono pensare di creare delle modifiche, che ora chiamano riforme, ma noi chiamiamo invece col nome giusto contro riforme, devono passare attraverso un dialogo, attraverso una condivisione. Questa è un decreto legge scritto chissà dove, perché nessuno se ne assume la paternità, tutti lo vogliono modificare, ma come sapete in Parlamento non ci sono più gli elementi di discussione per poter modificare neanche in maniera emendativa. Certo, cosa positiva. Voi volevate da questo decreto e non è stato approvato? No, questo decreto ancora non sappiamo qual è il maxi emendamento, ma doveva risolvere i problemi del precariato e non li ha risolti. L'invasione di campo nella materia contrattuale è rimasta quella che è, quindi per quanto ci riguarda noi questo decreto lo rimanderemo al mittente e probabilmente faremo di tutto, come abbiamo fatto con la 107, per cambiarlo anche nella contrattazione con l'ARAN, perché i contratti dovrebbero definire diritti ed obblighi per il personale, non le leggi. Quando si arriva alla decretazione vuol dire che siamo di fronte a un governo che pensa di essere forte ma è debole, perché non parla, non discute e impone. E la scuola ha bisogno di essere convinta, di essere messa nelle condizioni di dire la sua, e mi pare che nessuno stia ascoltando il mondo della scuola, che è la base della democrazia e della partecipazione di un paese. Quindi non la possiamo abbandonare. La scuola ha bisogno anche di risorse che al momento non sembrano essere state concesse. Se nella legge di bilancio dovesse proseguire questa tendenza... Noi continueremo la nostra lotta, noi siamo determinati, parleremo con le persone ci capiscono, ci hanno dato un mandato, abbiamo vinto le elezioni dell'RSU, tutti i sindacati qui oggi rappresentavano il 90% del personale, vedremo se c'è ancora democrazia in questo paese. E se ci sono forze politiche ancora libere di decidere, battano un colpo. Bene, grazie Pino Turi, segretario UIL Scuola. Grazie a voi.